completo. Intanto comincia la gara Costa dell'Agriplus con Finocchiaro che mette sulla destra, c'è la conclusione berrata di Nino Immesi ad allontanare questo pallone molto pericoloso. Poi Restivo prova a... pallone messo in mezzo, occhio a Rizzo, ancora a Spalletta, ancora deve difendersi con Benni Napoli che ricomincia l'azione da Sposito, ancora Napoli, rientra sul mancino. Punti fermi della Juniores di Mister Labita, occhio qui alla... tocco dietro, è l'1-0 dell'Agriplus Cireale con Cristian Finocchiaro lasciato da solo. 8 secondi e pallone su Dorio che calcia dalla distanza, Spalletta para anche questa, il portiere dell'Agriplus. Sorpresa dunque, visto questi dati, per ora il risultato di 1-0 per l'Agriplus che sta comunque giocando una bella partita. Sì, le occasioni le ha concesse, ma c'è anche differenza in classifica. Intanto la grande opportunità per il Città di Palermo, trasformata in rete da Giovanni Montevago che supera così Spalletta. La firma del numero 9 del Città di Palermo. Fallo laterale ancora per il Città di Palermo, Dorio verso Rizzo, ancora una volta la deviazione, ma ancora una volta Città di Palermo pericoloso. Giovanni Montevago, lancio lungo verso Musumeci che trova il tunnel sulle gambe di Nino Immesi e trova il gol del 2-1, il nuovo vantaggio dell'Agriplus Cireale. Restivo, tocco verso Lonigro, ancora Restivo verso Montevago, la palla che finisce fuori ma di un niente tra Finocchiaro che prova a calciare verso la porta ma finisce fuori. L'Agriplus schierata, Lonigro cerca l'apertura su Restivo, Musumeci è più veloce di lui e mette a segno il gol del 3-1, scatenando così la gioia dell'Agriplus Cireale. Sono due adesso i gol di vantaggio con la doppietta di Gaetano Musumeci. Il fischio, la sirena, 3-1 per l'Agriplus Cireale.